Anticipazioni dei Dreamer, trama puntate dal 5 al 9 aprile 2021. Gravissimo incidente per Jean e Sanem. A Daydreamer i colpi di scena non mancano mai e sarà lo stesso nella settimana dal 5 al 9 aprile 2021. Dopo essersi finalmente riconciliati, Jean e Sanem vivranno un'avventura terribile che potrebbe separarli di nuovo. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Daydreamer, dove eravamo rimasti? Sanem si reca da Semal dopo la vicenda delle creme, anche se l'incontro con lui si rivela molto difficile. Laidin ascolta una telefonata tra Semal e Ijit, ma non capisce che c'è quest'ultimo dall'altro lato del telefono. Jean riceve una telefonata dall'investigatore privato che lo informa che Semal si trova al bar con Ijit. Laidin e Divit si precipitano lì, trovando i due insieme. Ijit cerca di giustificarsi, spiegando che si trova lì soltanto per cercare di risolvere la situazione. Jean pensa che ancora una volta Sanem non gli creda, ma in realtà ha capito tutto su Ijit. Consapevole di questo, il ragazzo torna in Canada. Sanem rincorre Jean e lo bacia. Si scusa per il gesto avventato, ma tra i due sboccia nuovamente l'amore. Jean le propone di partire con lui e di stare in barca per 2 anni per recuperare il tempo perso e poi sposarsi al ritorno. Sanem accetta. Lunedì 5 aprile 2021. Jean e Sanem decidono di informare McBee e Nia dei cambiamenti avvenuti nella loro vita. Sono tornati insieme e hanno intenzione di partire per un lungo viaggio. Né Nia né McBee prendono bene la notizia, al contrario, si alterano molto. Entrambi sostengono che questa decisione sia sbagliata perché la loro figlia ha sofferto troppo a causa di Jean. Sanem dice però che non ha più intenzione di lasciare che i suoi genitori le impediscano di amare chi vuole. Il proprietario di un'importantissima marca di cosmetici si presenta in agenzia poiché vuole che le creme di Sanem siano vendute in tutto il mondo. Durante la distribuzione Laidin dovrebbe essere sempre presente. Sanem rifiuta perché se accettasse questa proposta dovrebbe rinunciare al viaggio. Jean e Sanem quindi informano tutti che dovranno stare lontani per 2 anni, ma allo stesso tempo, una volta tornati, potrebbero realizzare tutti i progetti. La coppia passa poi un bellissimo pomeriggio in barca. Entrambi sono certi che il loro sogno d'amore sia ormai in procinto di realizzarsi. Al ritorno trovano una festa per loro, organizzata da tutti gli amici e parenti. Martedì 6 aprile 2021. Anche Uma durante la festa di saluti si dimostra molto affettuosa. La donna offre tutto il suo supporto a Sanem, abbracciandola. Per la prima volta Uma non sta mentendo. Jean e Sanem si preparano a partire. Durante il viaggio in auto, Divit si accorge che Sanem è particolarmente triste a causa dei suoi genitori. Per questo motivo decide di fare marcia indietro e di portarla da loro. Mentre stanno tornando indietro, fanno un grave incidente con la loro auto. Un camion si impatta in maniera molto violenta con loro e Laidin viene sbalzata fuori dall'auto. Inizialmente Sanem perde i sensi, ma dopo si risveglia e si accorge che non le è accaduto nulla di grave. A rischiare la vita invece Jean, che è evidentemente ferito in maniera grave dentro la macchina. Immediatamente Divit viene soccorso. Il fotografo si trova in coma in gravi condizioni e Sanem è sconvolta. Mentre cura le sue ferite e prova a riprendersi, è anche distrutta per ciò che sta succedendo a Jean e non smette un momento di stare al suo fianco. Laidin inizia a leggere le pagine del suo libro a Jean, sperando che possa risvegliarsi, ma non ci sono ancora segnali di miglioramento. Mercoledì 7 aprile 2021. Trascorre un mese e Jean si risveglia finalmente dal coma. Sanem è al settimo cielo per la notizia, ma scopre subito qualcosa di veramente tragico. Jean ha rimosso gli ultimi 2 anni della sua vita e allo stesso tempo non ricorda più nulla di Sanem. Laidin è distrutta, soprattutto quando Jean fa risalire il suo ultimo ricordo alla festa dei 40 anni dell'agenzia, ma non ricorda nulla del bacio con Sanem. Laidin prova a parlare con Jean del loro amore
di tutte le cose che hanno fatto insieme, ma Divit non ricorda nulla. Jean si sente spaesato e soprattutto dispiaciuto per non poter dire nulla a Sanem sul loro amore. Laidin decide di provare a far tornare Jean in agenzia per far sì che riacquisti i suoi ricordi. Per riaprirla chiede un accordo all'uomo che voleva esportare le creme in giro per il mondo. Lei accetta la sua proposta, ma in cambio lui si rivolgerà all'agenzia Divit per fare pubblicità ai prodotti. L'uomo d'affari accetta. L'agenzia riapre e tutti tornano al proprio posto, anche Jean. Per quest'ultimo non è cambiato niente. Giovedì 8 aprile 2021. Jean cerca di farsi aiutare dai suoi cari per riavere i ricordi degli ultimi anni. L'unica che non riesce ad avvicinarsi a Jean è proprio Sanem. Laidin è ormai consapevole che restituire tutti i ricordi al ragazzo è praticamente impossibile. Ormai Jean sa che ha avuto una relazione con Sanem, ma non prova assolutamente niente per lei. È anche dispiaciuto per questo, ma ha dimenticato il sentimento d'amore. Sanem decide di fare un ulteriore passo per far tornare i ricordi a Jean. Inizia a vestirsi come faceva un tempo e chiede ad Eren di trattarla male e di chiamarla quell'altra come faceva inizialmente. Divit però non ricorda nulla, nemmeno così, e al contrario si comporta come un capo severo e aggressivo. I due hanno anche un grave litigio. Sanem è disperata e non sa come fare, anzi teme di aver allontanato ulteriormente Jean da lei. Leila la rassicura e le dice che molto probabilmente Divit è così aggressivo perché non sa come comportarsi a causa della sua condizione. Sanem la sera stessa va da Jean e gli porta il libro che parla del loro amore. Divit fa una confessione inaspettata e svela che il momento più bello di tutta la giornata è stato quello in cui ha litigato con lei. Venerdì 9 aprile 2021. Macbeth si sente in colpa per quello che è accaduto a Jean. Così decide di preparare un tè miracoloso che sarebbe in grado di far tornare la memoria alle persone. Purtroppo la bevanda ha odore e aspetto molto sgradevoli, così nessuno riesce a convincere Jean a berla. Dicendo che c'è una riunione improvvisa, Sanem porta Jean sugli scogli, cercando di fargli ricordare così i loro litigi e i momenti migliori. Proprio lì però la coppia torna a litigare, ma Jean in quel frangente ricorda di averlo già fatto nello stesso posto con Sanem. Macbeth invita Jean a cena per fargli bere il tè. È Nyat però a bere la bevanda e l'uomo inizia a raccontare una partita di calcio avvenuta anni prima. Jean intanto inizia a riflettere e capisce di aver amato tanto Sanem al punto di aver rinunciato alla libertà per lei. Voi che cosa ne pensate? Riuscirà Jean a riprendersi e a tornare finalmente felice al fianco di Sanem? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.